Questo programma è offerto da Cari amici folgorini, bentrovati anche questa settimana al tradizionale appuntamento con il Tempio Rossonero. Si è giocata la 26esima giornata di campionato fra sabato e domenica. Sono arrivati i primi verdetti con la matematica retrocessione in promozione della Libertas. Tutto è ancora aperto invece per quanto concerne le prime posizioni, tutto è ancora aperto anche in chiave play-out. La Folgore, dopo tre risultati utili consecutivi, è caduta sul campo della San Cataldese per 1-0, giocando alla pari con una delle migliori squadre del torneo. Analizzeremo quello che è successo al Valentino Mazzola di San Cataldo insieme ai nostri ospiti. Buonasera a Tarcisio Catanese, tecnico della Folgore. E buonasera al difensore Lamin Gouye. Come detto, la Folgore ha giocato per 76 minuti alla pari contro una bella squadra, ben organizzata in tutti i reparti, che fra le mura amiche ha fatto grandi cose in questa stagione, mister Catanese. Però, nonostante la buona prova, come sottolineato a fine partita dai diversi addetti ai lavori, come sottolineato anche dal collega Marcenò, purtroppo non sono arrivati punti per la formazione rossonera. Direi che domenica non siamo stati meno noi, che nonostante la classifica purtroppo dice diversamente, però abbiamo giocato alla pari e secondo me il risultato più giusto era il pari, perché poi obiettivamente non abbiamo trovato una squadra che ci ha messo mai sotto, se non un'unica disattenzione nostra, magari l'abbiamo pagato caramente. Diciamo che poi dopo il gol subito sono un po' saltati schemi e marcature, se così possiamo dire. La San Cataldese avrebbe potuto anche arrotondare il risultato. Non c'è stata la reazione da parte della Folgore, nonostante mancassero 13-14 minuti circa. Perché? No, c'era il tempo a disposizione sicuramente, anche se erano pochi minuti, però è un tasto che abbiamo toccato oggi, prima dell'allenamento, dove dobbiamo crederci fino alla fine. La partita non finisce perché abbiamo subito gol, però ci sono anche dei motivi validi. In quel momento aveva chiesto il cambio Bonino, poi ha chiesto il cambio anche il ragazzo del 99 che non ce la faceva più, e quindi siamo stati obbligati a fare delle scelte e mettere anche dei giocatori fuori posizione, poiché sono state delle scelte obbligate, quindi questo ha comportato poi a un atteggiamento in campo sicuramente sbagliato, da non ripetere. Però è anche vero che fino al 75esimo, 80esimo, diciamo che la partita, non dico che la stavamo facendo noi, però si aspettava anche qualcosa di importante da parte nostra, che potevamo anche andare in vantaggio perché loro ormai si erano sbilanciati, e invece è venuta questa doccia fredda dove effettivamente non ci ha dato poi possibilità di reazione. Lamin, la San Cataldese è stata sicuramente una buona squadra in questo campionato, lo ha dimostrato anche domenica di essere una bella formazione, ben allestita. La Folgore però, come detto, non è stata da meno. Quali sono stati i lati più convincenti della formazione rossonera e quelli che magari hanno convinto meno, secondo il tuo punto di vista? Sì, oggi abbiamo analizzato la partita, poi ci sono stati 80 minuti che abbiamo giocato bene, messi bene in campo, abbiamo lottato, però purtroppo alla fine abbiamo preso un gol su errore nostro e ci ha costato questa sconfitta. Però sconfitta che riporta la Folgore Selinunte a metà esatta della classifica. Prima però di guardare la nuova graduatoria andiamo a vedere tutti i risultati di questa 26esima giornata con la Libertas, che è caduta in casa per 5-0 contro l'Alba Alcamo. Il Gela ha rifilato 5 gol invece al Campofranco, è terminata 5-2. Poi Mussomeli Castelbuono 3-2, Paceco Cus Palermo 2-0, Parmonval Dattilo 3-1, San Cattolino
Cataldese Folgore 1-0, Mazara Pro Favara 2-0 e poi infine chiudiamo con Camarat Raffadali 1-0, Camarat che fra l'altro fra poco attenzioneremo un po' più da vicino visto che sarà la prossima avversaria domenica della Folgore. La classifica recita così: Gela in testa a quota 55, San Cataldese che insegue a quota 50, poi Paceco 47, Dattilo Noir 46, Castelbuono 42, subito fuori dalla zona playoff troviamo l'Alba Alcamo a quota 41, Mazara 38, Folgore 36 a pari merito con il Mussomeli, Mussomeli che sta disputando un finale di stagione davvero interessante, una risalita sicuramente notevole quella della formazione rosso-blu, poi Parmonval al decimo posto con 33 punti, Campofranco che si trova attualmente in zona playout con 32 punti, Camarat 27, Raffadali 26 e poi Pro Favara, Cus Palermo 24 ed infine la Libertas che come detto è già retrocessa matematicamente con i suoi 11 punti racimolati. Per quanto riguarda il Cus Palermo e Pro Favara sono due squadre che attualmente rischiano di più per quanto concerne la zona retrocessione, visto e considerato che la quindicesima alla fine del campionato retrocederà anch'essa nel prossimo campionato di promozione. Deve fare attenzione anche la terz'ultima, perché ricordiamo che qualora l'undicesima squadra in classifica arrivasse a più 10 dalla quattordicesima non si disputerebbero a appunto i play-out e la squadra classificatasi undicesima riuscirebbe a guadagnare direttamente la permanenza nella categoria. Tarcisio Catanese, una classifica che non è cambiata molto, la Folgore è sempre lì, parliamoci chiaro, con tre punti si potrebbe chiudere definitivamente il discorso salvezza. Secondo te a quanto arriverà la quota salvezza quest'anno e se ti aspettavi comunque questo ritorno fra virgolette di Parmonval e Mussomeli? Ma il ritorno ci poteva stare, perché tutti gli anni insomma la classifica dice che almeno 39-40 punti ci vogliono. È vero che queste squadre hanno ottenuto risultati positivi nelle ultime partite, perché andiamo a vedere il Mussomeli ha vinto 4 partite, cioè da 4 partite che le vince. Ma direi che allo stesso tempo non dobbiamo trasmettere paura, nel senso che noi occupiamo una classifica, è stata sempre corta un po' la classifica, nel senso che con la vittoria devi guardare lì in alto e allo stesso tempo con la sconfitta rimarresti risucchiato e quindi in una zona pericolosissima. Questa è la dimostrazione che insomma noi dobbiamo andare in campo, pensare a noi stessi e giocare almeno con la stessa rabbia che abbiamo giocato domenica, in più ottenendo il risultato. Partire dunque da quanto di buono mostrato a San Cataldo domenica scorsa, allora rivediamo un po' tutte le azioni salienti del match fra San Cataldese e Folgore Selinunte, terminata con la vittoria dei nisseni. San Cataldese contro Folgore Selinunte, la prima a caccia di punti per provare ad insidiare ancora il primato attualmente detenuto dal Gela, Folgore invece a caccia di punti che possano valere la matematica salvezza. Tutto pronto, le due formazioni sono in attesa del fischio d'inizio. Consulta il cronometro, ecco il fischio, si comincia. All'interno dei 16 metri avversari prova a mettere il pallone all'indietro in favore di Di Lorenzo, arriva a Montepiano, carica il destro, il pallone è ribattuto ma non è finita, Filippo Morello con il destro anche lui, non è riuscito a trovare lo specchio della porta, di destra alla bandierina di destra con il pallone che arriva adesso in aria, attenzione al tentativo di acrobazia in seconda opportunità per Palazzolo. La San Cataldese ha tutte le carte in regola per poter ambire al primato e lo sta dimostrando con questa ennesima avanzata. Parte il traversone di Bonino, l'uscita di Dolenti a vuoto ostacolato da un proprio compagno, nessun giocatore della Folgore pronto ad approfittarne. Di Lorenzo al fraseggio con Sekan, finiscono a terra in due, attenzione a Sekan, c'è un contrasto fra l'attaccante Gambiano ed il centrale di difesa della San Cataldese che ha letteralmente sbarrato la strada al giocatore della Folgore. Le due formazioni sono già sul sintetico, ovviamente a parti invertite, pronte per dar vita al secondo tempo di San Cataldese Folgore Selinunte. Alvaro Di Lorenzo prova a proteggere il pallone, poi ha cercato ancora una volta la giocata di fine, il pallone messo al centro non ci arriva, o quantomeno arriva con un attimo di ritardo Giacomo Montepiano, poi Claudio Galfano con tanta personalità, tante buone intenzioni, prova il traversone con il destro, allontana la retroguardia della Folgore per qualche istante, attenzione al destro di Prezzabile, fuori bersaglio però il
Ancora il fraseggio da parte dei giocatori della Folgore. Giuseppe Bonino ci prova con il sinistro. Sembrava diretto all'incrocio dei pali. Di prima intenzione mette il pallone all'altezza dei 16 metri. Attenzione, c'è Mattias De Biasa in posizione di tiro con il sinistro. Non particolarmente potente. Di Lorenzo. Ancora il numero 10. La frenata brusca da parte del numero 10. La conclusione con il sinistro. Non è riuscito ad angolare i due numeri 10 a confronto. Alla meglio quello della San Cataldese. Cilufo allarga il gioco sulla destra, c'è l'intercetto da parte dei giocatori della Folgore, ancora apprezzabile all'interno dell'area per Cilufo, c'è il tocco e il gol. Cambia il parziale al Valentino Mazzola, c'è il gol, la zampata di Cilufo. Allora Maniscalco per Bello sulla corsia di destra, ormai ci sono le praterie per la San Cataldese, il miracolo di Zumo, poi a porta vuota Davide Di Marco, cosa ha sbagliato? È la posizione di fuorigioco adesso. Direttore di gara che invece ha deciso di lasciar proseguire, poi porta il fischietto alla bocca. Arriva il triplice fischio che mette la parola fine al match al Valentino Mazzola di San Cataldo. La Folgore Selinunte cade per 1-0. Abbiamo rivisto le immagini, quel pallone che non sei riuscito a rinviare con maggiore forza, io immagino che forse non ti avrà fatto dormire benissimo subito dopo la partita. Sì, ci sono rimasto male, che sul rinvio sbagliato veramente, già su quell'azione si poteva evitare il gol, diciamo, perché l'ho rinviato male, poi sì, è stato fatale per noi. Al di là del risultato, comunque, anche tu dal campo ti sei reso conto che la Folgore ha fatto una prova comunque maiuscola. Sì, dai, abbiamo fatto una buona prestazione, una buona partita. Purtroppo è macchiato con questo errore mio che ci ha costato questa sconfitta. Però ho visto in campo i miei compagni che, diciamo, gli hanno dato l'anima. Una buona organizzazione, però purtroppo è capitato così. Alla fine, nel calcio ha ragione chi serve di lezione per la prossima volta. Chi riesce a mettere più palloni dentro, questa è la regola che non si può assolutamente smentire. Mister Catanese, rivedendo un po' le azioni della partita, al di là dell'occasione del gol, sicuramente si poteva fare meglio in quella circostanza. C'è qualche altra azione che l'ha convinta meno, qualche altra che invece le è piaciuta di più? Noi ne abbiamo parlato già oggi, sotto l'aspetto difensivo siamo stati impeccabili al di là di quell'episodio, però quello è un errore nostro, non dovuto magari alla bravura degli avversari che ti mettono in difficoltà. Il mio sbagliato, però ci può stare, non mi piace neanche soffermarmi su questo. È chiaro assolutamente che sbagliano in Serie A e in Nazionale, se non si sbagliasse anche in Eccellenza ci sarebbe da riflettere, sarebbe, attenzione. Ecco. Infatti anche ognuno di noi deve migliorare magari in qualcosa che è un pochino carente, ma sotto l'aspetto offensivo forse dobbiamo, non migliorare, dobbiamo crederci un po' di più, perché magari a volte andiamo in campo solo il pensare che incontriamo una squadra sulla carta più forte di noi, perché la classifica dice chiaro, siamo un po' timorosi quando invece ci sarebbero i presupposti adesso che magari siamo anche al completo, quindi diciamo sembra un'assurdità, però magari ci conosciamo poco, perché obiettivamente tutti e 24-25 della rosa non siamo mai stati assieme, perché per diversi motivi che voi già conoscete abbiamo tenuto fuori 2 mesi Bonino, 2 mesi Secan, 2 mesi lo stesso Montepiano, Licastri ancora, per dire io che alleno questa squadra non lo conosco perché purtroppo ha avuto un infortunio ancora più serio. Quindi adesso ci siamo un po' ritrovati. Mister, se la può consolare, diciamo che Licastri non lo conosciamo neppure noi, visto che purtroppo ha giocato soltanto un minuto, giusto così per riderci un po' su. Però no, sicuramente però mi le defezioni sono state Mi dispiace troppo, perché so troppe. Che è un buon giocatore e quindi sarebbe stato utile per la nostra causa. Però è chiaro, ormai siamo alla fine del campionato, pensiamo a queste 4 partite dove assolutamente non possiamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare. Riusciremo a vedere Licastri prima della fine del campionato? Ci Ma sono buone possibilità? Me lo auguro per noi, che ripeto è un giocatore che può essere importante, ma allo stesso tempo anche per lui, per una soddisfazione personale, che quando si subisce un infortunio serio
insomma, il primo a pagarne le conseguenze è la stessa persona, e sarebbe anche un bel traguardo per lui. Speriamo. Noi speriamo di vederlo in campo al più presto e di vederlo determinante per come ce l'hanno sempre presentato. Si parlava poc'anzi della prova maiuscola della Folgore, che è stata sottolineata a fine gara anche da mister Rosario Marcenò, l'allenatore della San Cataldese. Sentiamolo. No, è stata una partita difficilissima, molto combattuta. Abbiamo trovato di contro un avversario che ha fatto la sua partita e ci ha messo molto in difficoltà, ma la sapevamo, non la scopriamo certo noi la Folgore. Però siamo stati bravi, abbiamo avuto quella pazienza, innanzitutto di non rischiare nulla e poi di essere bravi a colpire quando ci è capitata l'occasione giusta. Poi peccato per il finale, perché potevamo magari arrotondare il risultato e chiuderlo in maniera più tranquilla. Non siamo stati così cattivi sotto porta. Però l'importante oggi era ritornare alla vittoria, ma senza guardare né classifiche né niente, ma cercare di concludere nel migliore modo questo girone di ritorno. Con tanti big in campo che magari hanno stentato a trovare la manovra giusta, a trovare la giocata giusta, a sbloccare il risultato ci ha pensato Scillufo, che ha cominciato invece dalla panchina. È stata una scelta tecnica, come la commenta questa mossa? No, Scillufo purtroppo viene da una stagione molto tribolata, con quattro infortuni uno dietro l'altro. Piano piano lo stiamo gestendo a seconda della partita, a seconda delle situazioni, per ritrovarcelo al meglio in questo finale stagione. Oggi fortunatamente è andato bene, è stato decisivo, e ben venga quando i ragazzi si fanno trovare così pronti e danno il loro contributo per la vittoria della squadra. A quattro giornate dal termine del campionato il gap dalla Gela rimane sempre lo stesso. Ho detto ai ragazzi, noi non guardiamo al Gela, perché questo campionato lo può perdere solo il Gela. La San Cataldese deve pensare a fare il suo cammino, vincerle tutte e quattro e vedere alla fine il 17 aprile dove si piazzerà. Fare conti, fare calcoli, guardare la classifica non ti porta a niente, la domenica non ti fa vincere le partite. Parole di elogio sono arrivate dunque anche da Rosario Marcenò al termine del match. La San Cataldese, come detto, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter ambire al primato e avrà la possibilità di giocarsela fino alla fine con un'altra grande squadra, il Gela di Totò Bruccoleri. Ma guardiamo nuovamente in casa nostra. Hai un po' completato un ciclo, mister, perché sei arrivato, la prima partita l'hai seguita proprio contro il Camarat, anche se non eri ufficialmente in panchina, eri dietro la rete che separava appunto il rettangolo di gioco dagli spalti. È come se tu avessi completato il tuo girone d'andata, mettiamola così. Vogliamo un po' tracciare un primo bilancio, anche se ancora è presto, visto che ci sono quattro partite importantissime da giocare? Il bilancio direi che non è stato tanto negativo, per il semplice motivo che ho accennato poc'anzi, nel senso che tutta la rosa intera io non l'ho mai avuta, ma allo stesso tempo non mi piace, insomma, attaccarmi agli alibi. Però è chiaro che già abbiamo tanti giocatori giovani, si sa che in questi campionati c'è bisogno anche di qualche adulto che sia da completare, ma allo stesso tempo quel giocatore che ha dalla sua l'esperienza e può essere un motivo valido per poter far crescere i giovani. E poi, ripeto, ci sono giocatori determinanti, ad esempio Sega per me è un giocatore importantissimo, averlo tenuto fuori due mesi, fra l'altro in un reparto avanzato, che poi dopo il mio, diciamo, ingresso qui a Castelvetrano, gli attaccanti, diciamo, quelli che c'erano sono andati via, l'unico che è rimasto Boscaglia, quindi non è stato facile sotto questo aspetto, tant'è vero che a noi, diciamo, manca qualche gol, perché poi andando a vedere la classifica siamo stati bravi a tenere il passo con tanti giocatori fuori e adesso, diciamo, c'è poco tempo, però come dicevo poco fa non dobbiamo sbagliare, che in queste quattro partite dobbiamo cercare di mettere la palla dentro. Arriva il Camarat domenica, una delle squadre che fuori casa ha fatto
peggio di quasi tutte le altre, diciamo peggio del Camarat fuori casa, soltanto la Libertas che lontano dalle mura amiche ha racimolato 3 punti, il Camarat ne ha racimolati 5. È una squadra che ha fuori casa ha il secondo peggior attacco, la seconda peggior difesa, diciamo ai fini statistici i dati direbbero Folgore, però in realtà il Camarat è una squadra che ha estrema necessità di punti per tirarsi realmente fuori dal pantano che retrocessione diretta ma anche play-out. Sì, diciamo che non ci facciamo condizionare dal cammino che ha avuto il Camarat fuori casa, anche perché adesso è un momento delicatissimo del campionato dove la stessa società e stessi giocatori penso che daranno l'anima domenica per cercare di togliersi dal penultimo posto, quindi ci aspetterà una partita difficilissima, però ripeto, il nostro problema possiamo essere noi stessi, perché abbiamo dimostrato che se andiamo in campo con la giusta determinazione, come è successo in partite importanti e anche direi meno importanti, penso che possiamo fare nostra la partita. Camarat che, come detto, si trova attualmente al 12° posto in classifica, 27 punti all'attivo, 7 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte, questi i numeri della formazione di Scalia che nelle ultime 5 giornate ha racimolato 7 punti, proprio quanti ne ha racimolato la Folgore fino a questo momento. Domenica scorsa ha conquistato 3 punti importantissimi fra le mura amiche, battendo per 1-0 il Raffadali, altra squadra in piena zona play-out. Quindi ha dato un colpo di coda sicuramente importante, una scossa importante al campionato e quindi c'è da aspettarsi, come detto, un Camarat particolarmente battagliero domenica allo stadio Paolo Marino. Io prima di andare a vedere tutti gli accoppiamenti della prossima giornata volevo soffermarmi un po' sull'Amin, su questi suoi mesi a Castelvetrano, come procede questa tua avventura in questa città e poi come vedi diciamo il tuo rendimento in queste 13 partite con la maglia rossonera sulle spalle? Oh, niente, da quando sono arrivato qua mi sono trovato bene con i miei compagni, col mister. C'è qualcuno con cui hai legato di più? No, con tutti, con la dirigenza, con i miei compagni, siamo un gruppo, quindi non c'è... Evidentemente con Sekan, che come un fratello giustamente, non però con i ragazzi, con il nuovo portiere Alessio che è venuto da poco, abbiamo un legame, un buon rapporto, col mister pure, dirigente, quindi sono molto soddisfatto. Delle 13 partite che hai giocato, tutte da titolare fra l'altro, qual è quella in cui... ti sei piaciuto di più, quello di cui sei più orgoglioso? No, nessuno. Non sei soddisfatto del tuo rendimento? No, ancora non sono soddisfatto. E pensare che... Mi aspettavo di dare di più, però è andato così. Beh, io penso che questo sia faccia di te una persona particolarmente da apprezzare, perché non bisogna mai sentirsi pienamente soddisfatti di quello che si è fatto. Forse questo denota una voglia da parte tua di dare ancora di più a questa squadra e sicuramente in queste 4 giornate sappiamo benissimo che mister Catanese, come tutto l'ambiente folgorino, potrà contare su di te per agguantare quanto prima questa salvezza e poi guardare avanti con maggiore tranquillità, chiudere questo campionato in assoluta serenità. Sì, certo, io dico, l'ho detto sin dall'inizio, sono disposto veramente a dare il massimo per aiutare la squadra, per fare vincere, per fare delle buone prestazioni per la squadra, perché sinceramente il mister se la merita, perché è uno che ci tratta bene, quindi noi dobbiamo sudare la maglia per lui e per il presidente, per tutti, quindi mancano altre 4 partite, dobbiamo dare di più perché oggi il mister ha detto una frase che mi è piaciuto molto, che non dobbiamo pensare solo alla salvezza, perché ancora ce la possiamo fare per andare ai playoff, e perché no? Perché
non abbiamo niente da invidiare a certe squadre che stanno sopra di noi. E questo sicuramente è un monito interessante in vista di queste quattro giornate di campionato. Mister Catanese, è bello che da questa trasmissione venga fuori anche il lato umano dei calciatori, perché spesso e volentieri identifichiamo quei calciatori in base alla maglia che indossano, in base al numero, e siamo abituati a dargli un voto a fine partita. Però al di là, dismessa la maglietta, tolti gli scarpini, rimane l'uomo e rimangono i rapporti umani che sono imprescindibili anche nel gioco del calcio. Sì, devo dire, infatti una nota positivissima è il gruppo di questa che contiene la società, nel senso che sono ragazzi splendidi, che si sacrificano, non si sono mai lamentati, nonostante magari qualche mia richiesta, che è stata quella di magari qualche allenamento in più o di trattenerli delle volte anche un po' troppo, però penso che sia stato sempre da parte loro essere presenti e disponibili. Poi stiamo parlando anche di ragazzi molto educati, quindi di questo sono veramente contento, e proprio per questo motivo sono ragazzi che meriterebbero una posizione di classifica diversa, però la situazione è questa, l'accettiamo, e anzi deve essere anche da stimolo per poter far bene queste ultime partite. Ma noi siamo sicuri che alla termine del campionato la posizione di classifica della Folgore sarà sicuramente entusiasmante. Noi crediamo fermamente in una salvezza tranquilla e crediamo che ci siano delle buone basi per poter fare delle grandi cose anche in futuro. Vediamo invece tutte le gare in programma nel prossimo weekend. Si giocherà la 27esima giornata del campionato regionale d'eccellenza con la Pro Favara che ospiterà il Gela di Totò Bruculeri. La Folgore al Paolo Marino alle ore 15 riceverà il Camarat di mister Scalia. Noi vi invitiamo come sempre a riempire gli spalti dello stadio Paolo Marino. Sarebbe bello rivedere il pubblico che si è visto in occasione dell'amichevole con il Trapani. È una gara importante. La salvezza non riguarda soltanto la Folgore Selinunte, ma riguarda tutta la città di Castelvetrano, e questo è giusto ricordarlo. Poi l'Atletico Campofranco riceverà la Libertas, il Castelbuono riceverà il Mazzara, Dattilo Noir Mussomeli, Raffadali Paceco, Cus Palermo Parmonval, sfida caldissima in zona retrocessione, e poi Alba Alcamo San Cataldese. Queste le gare in programma in questo fine settimana, quindi ci sarà sicuramente qualche altro verdetto che potrebbe arrivare. Noi vi ricordiamo di continuare a seguirci su tutti i social network, Facebook, Twitter, Instagram. Rischiamo di diventare ripetitivi, ma a quanto pare questo produce i suoi effetti, visto che siete sempre di più a seguirci, a commentare, a far sentire tutto il vostro calore non soltanto sui social network, ma anche durante la settimana. Il sito internet è sempre lo stesso, www.folgoreselinunte.it, per poter rivedere le interviste, per poter leggere qualche numero, qualche statistica e conoscere meglio anche i prossimi avversari. Siamo in chiusura, non posso far altro che ringraziare come sempre per la grandissima disponibilità, in questo caso il tecnico della Folgore Selinunte, Tarcisio Catanese. Grazie mister. Grazie a voi. E anche il difensore della Folgore in questa circostanza, Lamin Guyé. Grazie Lamin. Grazie per essere stato con noi. Ringrazio anche tutti voi che ci seguite costantemente. Appuntamento alla prossima settimana. Intanto ci vediamo domenica allo stadio Paolo Marino per Folgore Selinunte Camarat. Questo programma è stato offerto da